Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana nella cornice inconsueta del giovedì sera perché eh, questa è una puntata speciale. Una puntata eh, nella quale eh, abbiamo ospite il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, che in questa occasione converserà. Con il sottoscritto e con il direttore del quotidiano il Centro eh, Piero Anchino, soprattutto per eh, dare gli auguri di buone feste agli Abruzzesi e fare il punto sulla vita della regione eh, a due giorni dal Natale e eh, insomma alla vigilia di un eh, periodo un po' per tutti di riposo, di riflessione ma anche di grande attenzione, naturalmente. In primo piano c'è il tema del contagio, questa è una giornata in cui nel momento in cui andiamo in onda saranno arrivate anche notizie più precise da parte del governo delle decisioni intraprese proprio dopo aver consultato le regioni, ma nel momento in cui registriamo non sono ancora iniziate le riunioni delle regioni che preludono poi alla intesa e alla comunicazione da parte di Draghi, quindi noi su questo tema naturalmente non saremo non entreremo nei dettagli. Ecco, fatta questa. Corretta insomma, indicazione iniziale. Io ringrazio e saluto il presidente Marco Marsiglio. Ben ritrovato eh, nei nostri studi. Qui oggi abbiamo anche un albero di Natale. insomma Siamo in una versione un po' particolare della nostra eh, scenografia. Anche. Eh, eh, saluto e ringrazio il collega direttore del quotidiano, il centro Piero Anchino. Eh, un buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche buongiorno. a Piero. Eh, diamo la buonasera ai nostri telespettatori ricordando che domani il quotidiano darà ampio spazio a questa intervista. Eh, doppia. Io inizierei con la mia prima e tra le pochissime domande che farò perché poi sarà Piero a sollecitare molto il Presidente Marsiglio, proprio relativa mia domanda relativa all'andamento della pandemia in Abruzzo. Ieri c'è stata la giornata di picco nel numero dei casi positivi, due giorni fa c'è stato il superamento di uno dei parametri più attenzionati che è quello delle terapie intensive. Che ha superato il, ehm, la soglia del 18,1 posti letto eh, che vengono occupati. Eh, il ehm, discorso eh, riguardante l'incidenza è stato superato da tempo. Resta il tema delle, eh, delle, dei ricoveri nelle, nelle realtà ordinarie ospedaliere per i pazienti Covid. L'Abruzzo è sul filo di una uh, zona gialla che insomma, nella sostanza con l'introduzione eventuale delle marcherine all'aperto eh, diventerebbe generalizzata, ma comunque un abruzzo che eh, al momento ha dati da eh, regione in bianco, eh, anche se cresce l'incidenza della eh, variante Omicron in maniera molto molto rapida. Lei ha incontrato, ha sentito proprio nelle ultime ore anche i responsabili delle grandi emergenze in contatto con l'assessorato alla sanità, anche un monitoraggio della situazione ospedaliera attualizzata ad a questa mattina, ecco Presidente, qual è la situazione reale dell'incidenza dell'epidemia della pandemia in Abruzzo? Allora, intanto, buonasera a tutti i telespettatori, mi faccia cogliere l'occasione per augurare sinceramente auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo che speriamo sia migliore di quello che abbiamo passato. Non sarà difficilissimo, però, insomma, siamo stati abituati negli ultimi due anni a delle stagioni molto particolari quindi. Eh, al peggio non c'è mai fine, cerchiamo di mantenere diciamo, la situazione sotto controllo. Eh, una festività che purtroppo per l'istituzione regionale è stata anche eh, diciamo, rabbuiata dalla scomparsa di un mio predecessore, del Presidente Emerito Antonio Falcogno. Oggi le bandiere della nostra regione sono esposte a lutto, a mezz'asta e penso che sia un doveroso omaggio per chi ha servito le istituzioni. Detto questo, la situazione della pandemia, certo testa preoccupazione, quando finiremo questa registrazione io incontrerò tutti i presidenti delle regioni, faremo un, un, un incontro istruttorio per poi andare tutti insieme al confronto con il governo e vedere se possiamo presentarci con posizioni unitarie come spesso, quasi sempre è anche avvenuto. Ieri sera il responsabile delle maxi emergenze, il dottor Albani, mi faceva sapere che Solo nella giornata di ieri aveva una coda di quasi una ventina di persone che attendevano di essere ricoverate e sto ancora attendendo adesso i dati ufficiali della giornata. La giornata di ieri, come sapete, ha avuto un numero molto, molto elevato di persone riscontrate positive. È anche vero che abbiamo intensificato e incrementato decisamente il numero dei tamponi, anche se questo sta mettendo sotto pressione e in difficoltà i laboratori di analisi perché è evidente che quando si superano certi numeri eh, c'è una difficoltà oggettiva di strumentazione di laboratori per poterli processare, però ho dato questa indicazione già da qualche settimana, quando non appena si è cominciato a parlare dell'arrivo della variante Omicron, di intensificare il tracciamento, intensificare i test, intensificare la ricerca anche degli asintomatici per bloccare quanto prima i focolai, perché poi quello che voglio continuare a dire è che al di là del numero dei contagiati, che potrebbero essere anche 10 o 100 volte tanto, ma non ci preoccuperebbero se non finissero in ospedale. Ieri ho fatto anche verificare, di nuovo l'abbiamo fatto in diverse fasi di questa stagione, e i dati sono sempre gli stessi, e continua a essere confermato, nell'ultima settimana le persone che sono decedute o le persone che sono finite in terapia intensiva sono tre, almeno tre volte su quattro persone che non erano state vaccinate o che avevano fatto una sola dose di vaccino. Nell'altro quarto buona parte delle persone che sono eh, ricoverate avevano fatto due dosi di vaccino da più di sei mesi o appartenevano a categorie molto fragili che avevano altre morbilità che rendevano le persone naturalmente più deboli rispetto al contagio. Il discorso è che forse a dir tanto uno su dieci delle persone che sono regolarmente vaccinate e vaccinate in tempi diciamo recenti entro, entro i sei mesi quindi prima della scadenza della, diciamo del richiamo della, della terza dose che peraltro adesso si può fare già dal quinto mese questa è un'altra delle cose che le regioni hanno chiesto e ottenuto di anticipare la possibilità di fare la terza dose. Io anche ne ho approfittato subito appena scaduti i cinque mesi ho fatto la terza dose, ho ancora come dire, il braccio dolorante, ma penso che sia eh, poco danno rispetto a quello che invece può capitare a chi non si vaccina. E voglio continuare a dire questo elemento perché molte volte nel dibattito anche da barra che si apre su vaccinarsi o non vaccinarsi, ma perché la classica domanda che un po' di persone eh, che sostengono il diritto di non vaccinarsi e il dovere di non farlo, eh, dicono: Ma io a te che, che, che paura di fa? Tu sei vaccinato, quindi perché devi avere paura di me? Se ti contagi, appunto, avrai conseguenze eh, mo, molto lievi. E il problema, infatti, non è quello: il problema è che se si contagiano le persone che non sono vaccinate rischiano 10 o 20 volte di più di finire in ospedale e 10 o 20 volte di più di finirci male, cioè di finirci in terapia intensiva o addirittura di morire. E quando le persone vanno in terapia intensiva, occupano eh, personale che eh, deve essere sottratto alle sale operatorie, gli anestesisti, i rianimatori, eh, che quindi devono inevitabilmente far scorrere in avanti le liste di attesa, ritardare le cure per altre patologie che si stanno nel frattempo aggravando e accumulando, le patologie del sistema cardiocircolatorio, le patologie per, persino quelle oncologiche che pure vengono protette anche nel momento del lockdown più duro e delle zone rosse è chiaro che le emergenze, le urgenze e le terapie non procrastinabili sono state comunque garantite però sappiamo bene che c'è anche tutta una serie diciamo una zona grigia tra le patologie che possono essere rinviate sine die e quelle per le quali comunque qualche controllo una regolarità di controlli, una intensità eh, di cure eh, garantisce un'efficacia molto maggiore. Ecco, ci sono delle conseguenze eh, già, già misurate sull'aggravarsi di determinate patologie e quindi il danno che fanno le persone che non si vaccinano non lo fanno soltanto a se stessi, lo fanno a tutta la comunità perché producono queste conseguenze eh, mm -hmm. disastrose sul sistema sanitario. Oggi la pressione è salita, lei ha ricordato i dati, siamo sulla soglia. Del passaggio in zona gialla, balliamo tra il 9 e il 10% di terapia intensiva, la soglia è il 10%, ormai da molti giorni. Siamo un po' più sotto in area medica perché lì bisogna superare il 15% e mediamente stiamo intorno al 10%. Quindi lì c'è ancora un margine che ci consente di tagliare il traguardo. Lo avevamo diciamo, garantito e pronosticato già a fine novembre che saremmo arrivati fino alle festività tranquillamente in bianco, quindi con le attività aperte, le montagne che possono far partire, hanno fatto partire gli impianti di risalita, il turismo che può funzionare, però l'arrivo di questa variante ha un po' cambiato anche questa prospettiva, si rischia nel giro di pochi giorni di avere un aggravamento molto importante, quindi la raccomandazione principale che faccio è andarsi a vaccinare, continuare a usare i presidi come le mascherine. I gel sanificanti per, per le mani, insomma adottare le misure di cautela e di precauzione che sarà pure un po' fastidioso continuare ad adottare, ma è l'unica vera arma che abbiamo insieme al vaccino. Nella speranza che poi, tra poche settimane, perché questo è anche stato annunciato, voglio anche fare un po' di ottimismo e non solo catastrofismo: eh, a parte è stato approvato un nuovo vaccino, un vaccino che non essendo a tecnologia di RNA messaggero, magari non, avrà la stessa, non procurerà la stessa diffidenza nei confronti di una parte di quelli che non si, non, non si sono vaccinati avendo paura di no, terapie geniche sperimentali come le chiamano e questo invece è Novavax è un vaccino molto tradizionale di una tecnologia sperimentata ormai da decenni e quindi io spero che anche lì ci sia persone che non hanno voluto vaccinarsi con Pfizer o Moderna e che non appena sarà disponibile tra pochi giorni il Novavax andranno a vaccinarsi anche loro, arriveranno le pillole diciamo, per le cure, cure che si possono fare anche da casa per poter curare la malattia una volta assunta in maniera più efficace e finalmente anche con qualche terapia farmacologica. Eh, sicuramente più mirata, quindi diciamo che da qui a un mese avremo qualche arma in più per fronteggiare eh, la pandemia e speriamo che, di poter scollinare presto questa nuova curva, questa nuova onda. Eh, Piero Anchino, direttore. sì, è encomiabile, Presidente, il suo appello al, a vaccinarsi. Eh, avrei fatto proprio io questa richiesta di. di, di... Di, di invitare gli abruzzesi che non l'hanno ancora fatto a, a sottoporsi al vaccino. Però ci tengo a precisare che il dibattito che lei in maniera un po' colorita ha definito da bar in passato è stato alimentato ai noi da, da esponenti importanti della politica italiana. Quindi mm, eh, ed, è, ed è importante questa sera che sia proprio lei a fare questo appello a, a chi ci segue, che sono tanti da casa perché è fondamentale, io credo, il passaggio del vaccino per uscire, o perlomeno per arginare in questa fase, questa ondata che si purtroppo annuncia sempre più eh, importante, e per provare ad uscire in futuro da questa situazione davvero drammatica. Quindi è importante l'appello, però non possiamo dimenticare che in passato esponenti diciamo, di, 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 di primo piano della politica italiana hanno alimentato il dibattito sì al vaccino, no al vaccino. Non dimentichiamo che in passato, neanche tanto lontano, esponenti di partiti di primo piano invitavano a non mettere la mascherina, si facevano i selfie senza mascherina in pubblico, quindi mh, cioè perché altrimenti poi il dibattito da bar sembra che sia stato alimentato non so, dai, dai, dai giornali, dalle tv o dal dal popolo, non era la sua intenzione ovviamente è dire questo è stato questo... alimentato anche eh. da tanti errori di comunicazione che il governo sì. stesso ha fatto guardi quello che è accaduto con il vaccino AstraZeneca mm. che è stato come dire, buttato nel cestino certo, immotivatamente sì. però io se ritengo, il mio partito quindi... di riferimento ha un leader che invita a non, a non adottare quelle misure di sicurezza che vengono invece indicate per provare ad arginare la, 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 questa situazione di difficoltà è chiaro che la confusione si alimenta ulteriormente però adesso magari non è non so a quale partito si riferisce non, 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 ecco, ecco, sì, non, è, non è il suo partito anzi semmai si si può dire il suo, esatto, un piano esatto, di il suo partito ha, cautela, ha avuto cioè una, che dice una, una raccino, linea sempre bene, molto, sempre ma non molto è sufficiente è sbagliato e dire che bisogna fare solo il vaccino, bisogna lei, continuare a fare no, altre misure. E lei la conferma qui, è eh, mm. proprio lei che sta cercando di applicare. Non è il suo partito ovviamente quello a cui mi, mi riferivo. Mm. Tornando alle cose di più di casa nostra, mm, dobbiamo provare ad arginare questa sta pandemia. L'Abruzzo nei mesi scorsi, devo dire, ha, ha adottato le misure giuste per per ottenere risultati importanti per quanto nella difficoltà generale. Però si va sempre più, purtroppo dati alla mano, si va sempre più verso una situazione critica, molto più critica. Ecco, allora la domanda che credo che si facciano tanti abruzzesi da casa, che quindi io le faccio in questo contesto, siamo pronti ad arginare una, una situazione di difficoltà? ancora più forte. C'è un, chiamiamolo un piano B, per quanto non, io non ami questa espressione. Dopo le feste probabilmente avremo un quadro, perché purtroppo questo non è certo il periodo migliore per, uh -huh. per combattere la pandemia. E siamo in pieno clima festivo, andiamo incontro a giorni in cui ovviamente le famiglie si incontreranno, ci saranno eh, tavolate, cene, pranzi e quindi è impossibile tenere distanti le persone in questa fase. Ecco, se alla ripresa delle, delle attività dovessimo avere un quadro diciamo ancora più allarmante, come l'Abruzzo conta di, di fronteggiare questa, questa situazione di, di difficoltà? Beh, bella domanda, diciamo, si potrebbe quasi rispondere che diciamo, il mare non si, si ferma, ferma con le, le mani, mani. Insomma, se esatto. c'è un'onda... Però, che sommerge il mondo intero, difficile che l'Abruzzo possa diciamo, avere un destino diverso dal resto del mondo. Per ora abbiamo avuto un destino diverso e migliore rispetto al esatto. resto d'Italia, perché ci sono sì. parti d'Italia che sono già andate in, diciamo, in giallo, sì. eh, in luoghi che hanno delle difficoltà. Paesi d'Europa, pensi che ieri la Francia chiamava la centrale operativa italiana della gestione dell'emergenza, la cross, quella che distribuisce posti letto. Tra le regioni, quando una regione è in difficoltà, addirittura adesso siamo alla Francia che chiede all'Italia di avere dei posti letto e stavamo valutando appunto se c'era anche una disponibilità nei nostri, nei nostri ospedali. Quindi è impressionante naturalmente questa notizia perché eravamo stati abituati nel recente passato magari di sentire la Romania o la Bulgaria fare questo tipo di richieste, che lo faccia la Francia, fa capire l'intensità del problema. Devo dire però che Francia, Germania. Paesi europei che stanno avendo questa difficoltà hanno 10, 15 o 20 punti percentuali in meno di vaccinazione eseguita e io credo che la copertura vaccinale contribuirà decisamente a contenere il fenomeno e per questo faccio l'appello a continuare perché ha dimostrato l'efficacia. Se stiamo in una posizione diversa da Francia, Germania eh, o i paesi dell'Europa orientale e non è un caso che magari il Friuli che è al confine con questi paesi, con l'Austria, con la Slovenia, cioè esattamente con i luoghi sia dell'Europa dell'Est sia dell'Europa del Nord che hanno meno percentuali di vaccinazioni e sono state la provincia di Bolzano, il Friuli, quelli che hanno maggiore relazioni con questi territori ad avere la prima ondata, ora sta scendendo, le marche hanno avuto situazioni, diciamo, incidenze molto più elevate dell'Abruzzo fino a per, per diverse settimane, è chiaro che anche lì le relazioni, eh, a cominciare dalla provincia di Teramo, abbiamo assistito a un incremento continuo. Noi abbiamo sicuramente una situazione oggi rispetto a un anno fa migliore dal punto di vista delle infrastrutture, perché abbiamo completato il piano di potenziamento della rete Covid eh, con le terapie intensive e subintensive. Eh, abbiamo recentemente inaugurato ad Avezzano un ulteriore reparto, quello da diretto contatto con il pronto soccorso, quindi da questo punto di vista è evidente che se dovessimo subire un'ondata un, un analoga a quella dello scorso anno avremo degli strumenti diciamo, di capacità di risposta e di assorbimento di, di richiesta di questa domanda eh, di ricovero eh, più ampia rispetto, alla, rispetto a un anno fa. Abbiamo assunto più personale perché il personale che era stato reclutato un anno fa lo era stato diciamo, in corso d'opera, con fatica e mentre lo reclutavamo si diciamo, contagiava gran parte del personale che era dentro i reparti. Oggi invece il personale è tutto coperto dalla terza dose, si è cominciato ovviamente dando priorità ai sanitari, quindi dovremmo avere anche lì una maggiore capacità di resistenza alla... Al contagio e ai problemi all'interno delle sale, abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando, applicando con molto vigore le terapie come quelle sugli anticorpi monoclonali, per i quali devo dire abbiamo trovato una certa difficoltà a farli prescrivere tempestivamente da parte dei medici curanti. Per questo abbiamo deciso a un certo punto di farli applicare direttamente anche nei pronto soccorso. Eh, purtroppo spesso quando le persone sono arrivate al pronto soccorso è già troppo tardi per applicare queste terapie. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, abbiamo preso le USCA, queste unità speciali di continuità assistenziale che sono state costituite proprio per andare a domicilio a controllare le persone, a, vedere, a curarle, a vedere come stanno e gli abbiamo appunto dato la possibilità di somministrare in maniera precoce gli anticorpi monoclonari non appena si manifesti un sintomo, non appena si manifesti il contagio in persone che, eh, che hanno fattori di rischio e questo ha dato dei risultati molto importanti, forse se in Abruzzo abbiamo un tasso di ospedalizzazione più basso è anche perché abbiamo saputo affrontare con precocità e con sistematicità maggiore eh, questa, eh, diciamo, le cure in modo da evitare l'aggravarsi e l'escalation della della malattia. Ritengo che dobbiamo continuare su questa strada, sperando anche che il governo ci dia gli strumenti, però, è qui lo voglio dire: noi stiamo pagando tutti i costi di questa pandemia, in gran parte con le nostre sole forze. Veniamo spesso, poi si agita spesso lo spettro del deficit, come se stessimo buttando i soldi dalla finestra, e quindi se deficit sanitario alla fine dell'anno ci sarà e sarà registrato saranno soldi che abbiamo speso esclusivamente per curare le persone, quindi come dire un debito che ci accogliamo anche con orgoglio e con, e con onore perché non lasciamo nessuno. Certo non possiamo lasciar morire la gente. Quello che è indecente è che il governo proclama lo stato di emergenza, affronta una pandemia che è un dovere costituzionale che affronta lo Stato e deve affrontare lo Stato e non le regioni alla fine scarica sulle regioni l'onere e il compito di assumere il personale, obbedendo a decreti legge, lo abbiamo fatto chiaramente e siamo ben contenti di poter assumere personale nei nostri ospedali, anche colmando una storica diciamo, carenza di organico che si era accumulata nelle nostre, nelle nostre strutture, però che poi il conto lo debbano pagare i cittadini abruzzesi rischiando l'incremento delle tasse, questo francamente non ci sto, non ci siamo, ma... Non ci stanno tutti i presidenti di regione, che non sia un problema abruzzese lo dimostra il fatto che tutte le regioni sono andate a Roma a parlare con i gruppi parlamentari, a discutere con il governo. Temo che sul bilancio adesso che sta approvando il governo le misure per affrontare questo problema dal punto di vista economico siano insufficienti. È chiaro che a gennaio apriremo un duro conflitto istituzionale se non ci verranno date al più presto le garanzie perché è inutile poi andare tutti a fare propaganda e a raccontare che il covid ci ha insegnato che non bisogna più fare gli sparagnini sulla salute, che basta la stagione dei tagli è finita, eppure ci hanno dato gli stessi soldi sostanzialmente che ci davano prima della pandemia e la sanità pubblica certo non si può affrontare, non si può curare con le stesse risorse che c'erano prima della, della pandemia, pandemia e già certo. prima erano scarse. <coughs> Bene, noi ci fermiamo per una prima pausa eh, pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimo, e riprenderemo con le domande del direttore Anchino al presidente Marsiglia. Tra poco. Siamo tornati in studio con questo incontro con Rete 8 il Centro del presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio. Direttore Anchino un'altra domanda per il governatore. Sì, eh, il presidente ha fatto un quadro chiaro, completo sotto l'aspetto sanitario, però non possiamo negare che la pandemia purtroppo sta minando pesantemente la normalità anche su altri fronti, dalle attività economiche che hanno arrancato negli ultimi, negli ultimi due anni e che rischiano di, di subire magari altre restrizioni se la situazione dovesse peggiorare. Dopo, dopo le feste. E poi c'è il filone della scuola che non possiamo non, non considerare. Ecco, al di là dell'aspetto sanitario mi sembra che l'Abruzzo comunque sia ben, ben strutturato e con l'idea abbastanza chiara anche per fronteggiare eventuali situazioni ancora più emergenziali. Sugli altri filoni lei teme che la situazione possa peggiorare in maniera pesante sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto della scuola. Si valuta in questi giorni anche l'ipotesi di prolungare le vacanze della scuola e in questo volevo chiedere anche un suo, un suo parere. E, e, su questi due filoni che e, e, costituiscono un po' l'asse portante della nostra società, le attività economiche da una parte e la scuola dall'altra. Ecco, quali scenari lei pensa ci possano essere dopo le, le festività? Guardi, sulla scuola mi sembra improbabile che ci sia un prolungamento delle vacanze o un ritorno generalizzato alla didattica a distanza che io cioè, insomma, francamente cercherei di scongiurare. Certo. Il danno che hanno subito i nostri ragazzi è già molto sensibile, molto importante, evitiamo di accumularne altro. semmai però chiederei perdone... al governo di avere più risorse per portare magari gli impianti di aerazione dentro le scuole, cioè migliorare la sicurezza, la fruibilità delle scuole piuttosto però che... È questo. innegabile che i dati nelle scuole al momento sono comunque già abbastanza preoccupanti. Eh, questo sì. è chiaro però... Eh, adesso c'è il vaccino anche per i ragazzi, per ragazzi io spero sì. che i pediatri siano in grado di spiegare alle famiglie e di convincerle a utilizzarlo perché sicuramente aiuta a contenere, a contenere il fenomeno. Per la parte economica eh, questo sarà il vero scoglio, il vero problema perché siamo arrivati diciamo, alla, al momento della verità da questo punto di vista da quando è iniziata la pandemia nella metà, diciamo, all'inizio del 2020 tutti sapevano che per un anno, un anno e mezzo, metti la cassa integrazione a pioggia, metti i fondi, no, rastrelli i fondi europei, ancora non spesi e li butti nella fornace, dai contributi, cerchi di mantenere, dopodiché è chiaro che il mondo cambia e a un certo punto si deve e ci saranno conseguenze, quindi per questo è assolutamente importante e decisivo la tempestività nel mettere in campo questi non solo il piano di recupero e resilienza, insomma il PNRR eh, che è diventato quasi un argomento mitologico. <coughs> Ma anche tutti i fondi ordinari. Noi siamo all'inizio di un ciclo di programmazione, quello che va nel settembre 21-27, di fondi europei. Eh, purtroppo, nonostante la pandemia, si, è, si continua con la liturgia di fondi che prima di impiegare non si sa perché si debba passare tutto questo tempo. Solo ieri è stato eh, approvato al CIPE. L'accordo di partenariato che sarebbe di fatto quella cornice di programmi e di obiettivi che vengono sanciti tra i governi nazionali e la Commissione europea e senza i quali le regioni non possono fare poi i programmi calati sul territorio. Io da mesi ho diciamo, gli uffici pronti al lavoro, a predisporre programmi operativi nel minor tempo possibile, non possiamo ancora presentarli perché questo accordo è stato licenziato solo ieri, io spero che venga pubblicato presto e che adesso la Commissione chiuda questa fase in modo da poter iniziare a spendere questi soldi, perché poi se no, diventa anche un po' ridicolo e grottesca questa continua polemica sul fatto che le regioni non sanno spendere, si spende in ritardo. Allora, un fondo che inizia dal 1 gennaio 2021, siamo al 2022, non c'è ancora... La, diciamo l'accordo, la cornice rispetto alla quale cominciare a spendere i soldi. È chiaro che se dobbiamo aspettare altri sei mesi che la Commissione ratifichi questo accordo, le Regioni producano i loro programmi operativi, lo Stato li approvi, la Commissione ci metta al visto e poi cominci con i bandi e così via, Beh, è chiaro che prima della fine del 22 questi soldi non si spendono. Ieri c'è stata però un'altra buona notizia per l'Abruzzo la, perché finalmente. È stato approvato un programma che la ministra Garfagna aveva presentato già l'estate per anticipare 3 miliardi di spesa sul Fondo Sviluppo e Coesione. Di questi 123 milioni riguardano l'Abruzzo, sono soldi che a marzo-aprile ci erano stati chiesti programmi e progetti diciamo, di pronta spesa, già cantierabili. Sbrigatevi, sbrigatevi! E poi abbiamo atteso 8 mesi che litigassero tra il Ministero della Coesione e la ragioneria dello Stato che non accettava alcune spese, hanno dovuto fare una legge per, prevedere, insomma, per sbloccare la situazione. Noi siamo stati lì in attesa per nove mesi e finalmente a dicembre, da marzo, siamo, siamo arrivati alla conclusione. Speriamo adesso che la ragioneria porti subito alla Corte dei Conti questo programma per la cosiddetta bollinatura. Normalmente ci vogliono tre mesi, pensate un po'. Io spero che ce ne vogliano di meno e che all'inizio dell'anno si possano distribuire questi fondi che sono una parte vanno a recuperare i progetti che avevamo definanziato ad esempio l'area di risulta di Pescara eh, che può quindi, ha i progetti pronti può quindi partire l'appalto per questo lavoro molto, molto importante mh, alcune piste ciclabili nell'Alto Sangro, eh, un intervento molto costoso per la nuova sede dello zoo profilattico a Teramo, il diciamo, rifinanziamento di opere che erano state diciamo, eh, avevano accumulato troppo ritardo nella progettazione e che abbiamo salvato attraverso il cosiddetto accordo con il ministro provenzato con il, con il predecessore della ministra Carfagna che oggi sta mantenendo diciamo, quegli impegni e quei patti rifinanziando le opere. Eh, poi abbiamo utilizzato una serie di graduatorie sia per sostegni alle imprese, ad attività diciamo, di crescita industriale, eh, sia per i comuni che avevano partecipato a una serie di bandi, eh, da, da, da quelli sui centri urbani a bandi sulla riqualificazione energetica, in cui andremo a scorrere le graduatorie, e saranno appunto mh, anche sull'impiantistica sportiva, insomma saranno distribuiti risorse a buona parte del territorio, a tantissimi comuni, a tantissime aziende ripeto, per attività già pronte, cioè che hanno già le progettazioni esecutive o che possono andare in appalto integrato con la progettazione definitiva e quindi insomma, sì. sarà una boccata di ossigeno per l'economia del territorio. Pensa, ecco, parlando dei fondi del PNRR, che si riesca una volta, in uno slancio di ottimismo, pensiamo che arriveranno presto i, i fondi, e si riesca a colmare il gap? A livello di infrastrutture e soprattutto di trasporti con le altre regioni? E soprattutto in quanto tempo lei pensa si possa in qualche modo ottenere risultati tangibili? Eh, questo è quando dicevo prima che il PNRR non può essere considerato la panacea di tutti i mali, non è un fondo illimitato che risolve tutti i problemi. Con il PNRR però alcuni diciamo, dei gap infrastrutturali li possiamo colmare, penso all'idrico, è un, una cosa ignobile che l'acqua potabile venga a mancare nelle case, eh così, infatti, un altro non tema. di qualche frazione isolata ma dei capoluoghi di provincia e delle città costiere che quando hanno i turisti non gli possono far fare la doccia e questo è chiaro che ha delle ricadute diciamo, pesantissime sulla... Uh, appetibilità del nostro territorio. Già 80 milioni sono stati dati alle aziende acquedottistiche per cominciare a fare i primi lavori, altri ne arriveranno e stiamo completando l'istruttoria con i ministeri competenti per colmare questo, questo problema. Abbiamo puntato sull'idrico come sicuramente era prima. Sul piano delle infrastrutture ho già presentato nei giorni scorsi, lo abbiamo fatto anche onorati dalla presenza del Ministro Giovannini che ha riconosciuto anche il ruolo da capofila che la regione Abruzzo ha saputo assumere per tutta la costa adriatica. Eh, tutte le regioni che eh, si affacciano sull'Adriatico meridionale, quindi dalle, dalle Marche in giù fino alla Puglia, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto squadre, abbiamo costruito proposte eh, credibili, il governo su questo eh, ci è stato vicino e ha preso atto di questo, di questo sforzo di pianificazione, ha messo dei fondi, ha convinto anche l'Europa ad aprire finalmente i corridoi europei anche all'Abruzzo. Stiamo lavorando anche sulle trasversali perché il PNRR contribuisce a far partire i lavori sulla ferrovia Roma-Pescara, per non parlare della, delle autostrade, dove ci sono diversi miliardi per la A24 e la A25 per rimettere a norma, non solo antisismica, ma anche per modernizzare il tracciato e su questo sta ha lavorato il commissario Maurizio Gentile, che a me dispiace che purtroppo ha dovuto gettare la spugna e dal 31 dicembre è sostanzialmente dimissionario perché non si è avuta la capacità da parte del governo di cambiare una norma pazzesca che impedisce alle persone come Gentile che sono in pensione di poter svolgere questi ruoli perché non possono essere retribuiti. Per questo lavoro, insomma, è una norma che sta impoverendo la pubblica amministrazione. Io ho fatto i miei appelli, i miei colloqui con i ministri competenti perché venisse superata. Credo che purtroppo non ci sia la possibilità, ma a questo punto spero che il ministro il primo gennaio faccia già trovare un altro commissario perché non possiamo permetterci soluzioni di continuità. Spero che rinnovi l'incarico a Corrado Gisonni, all'ingegner Gisonni per la, la questione dell'idrico del Gran Sasso, anche lì eh, incarico a scadenza che deve essere prorogato e prolungato perché sta facendo un buon lavoro e ha finalmente diciamo, finito la fase ricognitiva di conoscenza della, del, del, del sistema nel suo complesso e di verifica per poter finalmente andare a presentare i progetti per la messa in sicurezza e spendere i soldi che noi abbiamo fatto stanziare dal governo nazionale, insomma abbiamo affrontato e stiamo affrontando alcuni problemi infrastrutturali importanti. È chiaro che le infrastrutture non si fanno in un giorno, se devo essere onesto, noi se, se saremo seguiti, se, verremo, se continueranno a, il flusso dei finanziamenti ad essere garantito nel tempo e questi progetti che sono stati messi in campo vedranno la luce ci vorranno tra i 10 e i 12 anni per vedere una differenza davvero apprezzabile esatto. davvero sostanziale eh. cioè portare il treno da Roma a Pescara in un'ora e 59 invece che in 3 ore e 22 accorciare di un'ora il tragitto tra Lecce e Milano quindi anche tra Pescara sì, sì. E, e Milano insomma eh, avere delle autostrade non solo sostenibili economicamente ma nuove, moderne e eh, più sicure e anche tecnologicamente innovative avere il treno ad idrogeno su tutta la nostra rete, cominciando da quella in cui verrà sperimentato, cioè la tratta sul Mona, Rieti, l'Aquila sul Mona, Rieti sul Mona eh, oltre che sulla Sangritana, perché abbiamo dei progetti anche per riaprire la tratta Archi-Castel di Sangro ad idrogeno, con un progetto che sta sviluppando la nostra azienda ferroviaria, la, tua con la, la sua controllata, sangritana, quindi stiamo anche Presidente, nel minuto che nel... ci manca prima della prossima interruzione. Io le chiedo un approfondimento specifico sul tema della A14, perché in questi giorni oggi sono stati rimossi i cantieri, poi il centro molto eh, puntualmente sulle sue pagine offre una specie di mappa quotidiana di tutte le interruzioni che stanno vivendo Coloro che attraversano eh, l'Abruzzo in particolare, perché diciamo, il tema è sempre da dove inizia la doppia corsia invece della terza, ecco, questa è stata una sua battaglia che ha sempre eh, sostenuto oh, nelle settimane precedenti eh, anche alla notizia dell'inclusione dell'Abruzzo nelle reti TNT. Ecco, eh, nuova eh, svolta relativa alla, eh, mh, a, a, alla intermodalità, ai corridoi europei. Potrà favorire il progetto di una terza corsia anche in Abruzzo, dove ci sono tutte certamente, le difficoltà tecniche e dove, certamente. soprattutto in questi giorni, si palpa con mano la difficoltà di attraversare una regione in due o tre ore da nord a sud? Noi avevamo finalmente portato Autostrade per l'Italia insieme al Ministero nei confronti che abbiamo avuto questa estate, prima di questa estate, proprio per gestire l'emergenza cantieri. Abbiamo sollevato il tema della terza corsia e finalmente in quella sede Autostrade per l'Italia ha presentato una prima bozza di diciamo, prefattibilità per la terza corsia da Porto Sant'Elpidio fino almeno a Pescara. È stato un primo passo decisivo e importante perché fino a quel momento la risposta era semplicemente no: la terza corsia non serve, costa troppo e non è ripagata da, nel rapporto costi-benefici. Gli abbiamo fatto cambiare idea. Anche il ministero ha riconosciuto che questa autostrada è ormai vecchia e superata, e se venisse diciamo, misurata con i parametri attuali, dovrebbe essere in alcuni tratti chiusa perché non, è, non adeguata ai parametri autostradali moderni. Quindi va. Ci hanno fatto un intervento molto importante ed è stato un passo sicuramente decisivo. Il fatto che adesso il governo abbia negoziato con l'Europa l'inserimento di tutto il corridoio adriatico all'interno delle reti TNT, dei corridoi della mobilità europei, rafforza questa, questo progetto, gli dà ulteriore impulso e io spero appunto che il governo possa dare... Soprattutto adesso che entra nella proprietà, perché poi fino a poco tempo fa noi trattavamo con un'autostrada per l'Italia, ancora in mano al gruppo Benetton, Atlantia, che però doveva uscirne, quindi era difficile fare progetti impegnativi per il futuro con un concessionario che stava sull'uscio della porta pronto certo. ad uscire. Ora entra lo Stato con cassa depositi e prestiti, c'è un nuovo assetto che si sta consolidando e formando. Spero appunto che nelle prossime settimane, quando questo nuovo assetto diventerà pienamente operativo e potrà, essendo anche controllato direttamente dallo Stato, ricevere come dire, in maniera più lineare e più fluida un impulso diretto da parte del Ministero competente, questa progettazione della terza corsia entri nel vivo e si cominci a vedere davvero l'opera in cantiere. Bene, ci fermiamo per un'altra pausa, tra poco ancora due o tre domande prima di salutarci con il Presidente, in linea alla regia. Siamo ritornati in studio per questa intervista con il Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, Direttore del Centro Piero Anchino, ancora per qualche altra domanda. Sì, eh, sono tante le cose che scandalizzano e preoccupano gli abruzzesi. Lei giustamente prima ha fatto cenno alla carenza idrica che ha caratterizzato la nostra estate. E anche negli estati precedenti abbiamo avuto problemi, quest'estate in maniera particolare. Non si ha la sensazione che il problema sia stato risolto: per cui, forse andrebbe anche attenzionato bene dalla, dalla, dalla politica perché, come ha detto lei, è scandaloso che una regione come l'Abruzzo, che nei 3-4 mesi estivi vive in maniera particolare di turismo, poi debba far fronte a un problema di questa, di questa natura, con inviti... Il problema non era stato risolto di... perché qualcuno che aveva la, diciamo, la responsabilità e l'occasione di spendere dei soldi un, con il Fondo Sviluppo e Coesione, con il cosiddetto ribattezzato Massepra nella precedente amministrazione, ha fatto altre scelte strategiche. I fondi per rifare gli acquedotti non c'erano, magari si è fatta una piazza in ogni comune, una chiesa in ogni comune, si è fatto diciamo così coriandoli. Sì, sì. Coriandoli per dappertutto non lei si capisce che sembra un salto all'indietro di qualche centinaio di anni, cioè veramente da terzo mondo. Uh, però, dove abbiamo costretto di... le aziende acquedottistiche, già l'estate precedente, quando la Sasi è stata costretta alla fine a tirare fuori dai cassetti i progetti, a fare gli investimenti per cui le risorse le aveva, credo che a vasto la differenza sia stata molto sensibile nell'area sì, eh, di Pasto San Salvo, sì, questa estate rispetto estate, a quella sì, precedente. Quella precedente. Perché poi spesso queste aziende ci hanno presentato progetti fantasmagorici di impianti che non si capiva bene a che cosa dovessero servire, ma nessuno ci presentava però i progetti più perché? normali, cioè scavate, andate a cercare le perdite e riparate i tubi. Io ho dato questa priorità: riparate i tubi. Perché quando la media nazionale è 20-30% di dispersione idrica per le perdite nelle tubature vecchie o amalorate. E qua invece abbiamo il 50-60% in alcuni luoghi il 70-80%. È evidente che prima di andare a scavare nuovi pozzi, nuove sorgenti, nuove adduttrici, potabilizzatori, invasi, insomma robe di questo tipo che hanno anche un impatto ambientale più pesante, anche solo rifare le tubature significa raddoppiare la portata dentro le case. È quello che si sta cominciando a fare perché ripeto adesso ci sono 85 milioni che sono stati già assegnati all'Abruzzo, alle società acquedottistiche. Eh, lì stanno avendo l'ACA, la, la Sasi insomma, le diverse società acquedottistiche e altre, altri fondi arriveranno perché questo è stato solo un anticipo e quindi adesso vedremo lavori molto molto consistenti per eh, i nostri acquedotti un altro tema che secondo me sta molto a cuore ai, agli abruzzesi è quello del lavoro io le pongo la domanda su due eh, binari separati, da una parte le vertenze di lavoro, le tante famiglie che purtroppo anche nel 2021 hanno perso il lavoro e quindi il mezzo di sostentamento e dall'altro fronte la sicurezza sul lavoro, perché anche l'Abruzzo purtroppo ha pagato eh, in termini diciamo, di vittime un conto salatissimo nel 2021. Ecco. Sul fronte del lavoro e della, eh, de, dei posti di lavoro io, si ha la sensazione, io perlomeno da osservatore, credo anche abbastanza attento, dovendo se non altro eh, trattare quotidianamente l'argomento, credo che la politica in senso generale, adesso senza eh, alimentare polemiche o lo scontro tra, tra le parti, però la politica al di là del, del, delle presenze un po' così di circostanza non abbia fatto granché per cercare di... Di, di salvare i posti di lavoro di decine, centinaia, migliaia di, di, di famiglie. Ecco, vorrei da parte sua, con la sincerità che la contraddistingue, l'analisi... Sì, con molta sincerità, sì. anche a costo di essere un po' diciamo, urticante nei confronti di qualcuno, non so se lo sarò, però voglio dire le cose come le penso. Io sento quasi sempre, tutte le volte che c'è una crisi aziendale, questo ritornello la regione deve fare e la regione deve dire come se la regione facesse l'imprenditore, no, come se fossimo noi a dare o non dare posti di lavoro e commesse e così via. Io penso che la regione abbia il dovere di costruire le condizioni per cui un territorio sia competitivo e lo stiamo facendo perché per dire, stiamo facendo l'ultimo miglio ferroviario e stradale nei porti, stiamo potenziando i porti, stiamo potenziando le piastre logistiche delle ferrovie, l'interporto, insomma tutto quello che serve a fare in modo che le merci, le materie prime, i prodotti finiti, quelli lavorati possano viaggiare a costi sostenibili e rendere quindi le nostre aziende competitive. C'è la ZES, è partita, abbiamo il commissario, adesso che speriamo appunto che possa cominciare a produrre i risultati attesi. C'è un altro livello della politica che dovrebbe semmai intervenire, che è quello più elevato, che sì, sì, protegga i territori, perché noi diamo investimenti, utilizziamo i fondi europei, i contratti istituzionali di sviluppo, i contratti di innovazione e sviluppo per dare magari milioni alle aziende che investono qui e che promettono di investire e fare posti di lavoro, e lo stiamo facendo e ce ne sono di importanti che hanno ricevuto questi, questi contributi e questo sostegno. Per dire, stiamo per liquidare i 4 milioni e mezzo alla Pilkington per tenere aperto l'alto forno per diciamo, ristorarli del danno subito dall'emergenza pandemia, quello è un contributo decisivo ad evitare che la Pilkington licenzi migliaia di lavoratori tutti, tutti in un colpo solo. Siamo su tutti i tavoli, l'assessore Guaresimare e l'assessore Damario che hanno le competenze per il lavoro e per le attività produttive hanno affrontato anche con successo diverse crisi aziendali portando diciamo, la regione come luogo di mediazione del conflitto tra imprese. E, e sindacati eh. penso ah, a Selta, la Celta di Tortoleto la Betafence l'Alfa la, Com che sostituisce la Yokohama insomma ci sono aziende che magari se ne sono andate ma crisi aziendali che sono state risolte con nuovi attori presenti però certo che se a livello di Stato e di un Unione Europea non si crea un sistema di regole che ci protegga dalla concorrenza sleale dal dumping sociale dal dumping ambientale, perché poi le nostre aziende qui per lavorare devono dimostrare no? certificati verdi, costo dell'energia, protezione ambientale, sicurezza sul lavoro sacrosanta, e quindi ha un costo ovviamente creare un sistema di sicurezza. Competere con la Cina, il Vietnam, la Malesia, il Turkmenistan, il Tagikistan, che sono diciamo, i luoghi dove se basta guardare le etichette di ciò che indossiamo andiamo a vedere dov'è che le producono. Chiaro che diventa tutto molto, molto, molto. È più complicato. Presidente, ma a cuore, noi... aperto, a cuore aperto, lei teme per la Sevel per il polo dell'auto in Val di Sangro? Eh, tim... C'è questo timore che lo stabilimento cosiddetto gemello della Bologna possa un giorno succhiare la produttività. Anche qui però eh, cerchiamo di essere onesti: quando la Sevel ha chiesto di incrementare la produzione, di aumentare i turni e così via, anche lì tensione, proteste, scioperi perché. Il diritto al riposo e così via, come se, chiaramente è ovvio che il diritto al riposo dei lavoratori è sacrosanto, però che è cosa diversa però dal dire e dall'accettare che si possa fare un turno in più di domenica a rotazione con tutte le previsioni di legge. Quindi la Sevel è arrivata al massimo della sua capacità produttiva. In questi ultimi mesi, quando si è fermata, si è fermata perché non gli sono state fornite le materie prime, i semiconduttori e alcuni elementi della componentistica hanno costretto Sevel a fermarsi, a non poter produrre quanto effettivamente potrebbe. Noi per proteggere Sevel, a parte questa richiesta a livello nazionale, europeo, insomma, di fare un sistema di tutela del lavoro sano e del lavoro protetto eh, e socialmente responsabile eh, che c'è, in Italia e in Europa rispetto al resto del mondo, eh, stiamo facendo quello che ho raccontato prima, cioè se noi costruiamo tra Saletti e Fossa Cesia le piattaforme logistiche che consentono a questa azienda poi di imbarcare con l'ultimo miglio ferroviario a Vasto e Ortona i propri mezzi e di trasportarli in giro per il mondo eh, in maniera efficace, noi creiamo le condizioni perché questa azienda non debba mai pensare di doversene andare, un'azienda pensa di andarsene quando comincia a vedere che il costo dell'energia è troppo elevato, che la conflittualità sociale è diciamo, irrisolvibile, che le materie prime si fa fatica a farle arrivare e costa di più farle arrivare, i prodotti una volta prodotti, una volta finiti è faticoso metterli sui camion, sui treni, sulle navi per poterli consegnare. Quindi stiamo facendo questo lavoro ah, sì. anche mettendo a disposizione un nostro vettore, non sono tante le regioni che hanno un vettore ferroviario cargo che direttamente dalla fabbrica prende i furgoni o le motociclette della Honda e le porta in treno fino, a, fino in Germania, fino in, tu, in tutta Europa. Questo l'Abruzzo ce l'ha, fino a due anni fa non c'era perché il nostro cargo non faceva questo tipo di servizio e non lo faceva soprattutto come vettore primario. Adesso lo stiamo diventando, lo siamo diventati e vogliamo continuare ad investire proprio su questo, su questo aspetto. Presidente, torno un attimino indietro eh, sull'autostrada. Abbiamo parlato della 14, non possiamo non parlare della 24, della 25. E dei giorni scorsi la notizia della sospensione dei rincari dei pedaggi, però, essendo una sospensione, significa che il problema probabilmente si riproporrà tra qualche mese, tra sei mesi per la precisione. Ecco. Non ritiene scandaloso che sulla testa degli, degli utenti ci debba essere questa spada di Damo che di un aumento addirittura superiore al 30% della tariffa per andare a Roma, che già adesso non è una tariffa regalo. Diciamo. Ecco. Lo ritengo tanto scandaloso che noi abbiamo sostenuto e abbiamo manifestato insieme ai sindaci del territorio, capitanati dalla sindaca di Carsoli. Eh, anche a Roma che siamo... tipo di pressione sta facendo lo... ma cioè, io mi sono anche confrontato anche per cercare di uscire con il ministro sì. oltre che con tutto il suo staff io credo che purtroppo il ministero si sia avvitato in un cul de sac pensi che peraltro questa sospensione di sei mesi la dobbiamo alla, diciamo, al gesto unilaterale del concessionario che ha deciso perché non c'era Nonostante tutte le promesse, no? quelli che sbandieravano, mi hanno approvato l'ordine del giorno, è stato approvato l'emendamento, cioè, niente, niente, per l'iniziativa del Ministero, noi il primo gennaio avremmo pagato gli aumenti perché il concessionario aveva diritto a secondo contratto di andarli a riscuotere. È il concessionario che ha deciso di stare altri sei mesi senza quell'incasso ad aspettare che si risolva. La questione. questione che ormai è un decennio che sta in piedi perché è iniziata nel 2012 circa questa discussione da quando ci fu il finanziamento di 2 miliardi per la messa in sicurezza, 2 miliardi che non sono ancora stati utilizzati perché tutti i ministri che si sono succeduti hanno temporeggiato, hanno discusso, hanno litigato, non hanno sciolto il nodo, tanto da essere stati portati in tribunale e il tribunale ha dato ragione al concessionario nominando un commissario per l'adozione la, del nuovo piano economico finanziario che tuttavia non è stato ancora adottato ora l'ultima notizia è che il governo ha chiesto al concessionario di fare un piano, di presentare un piano a zero investimenti quindi di fatto il concessionario gestisce solo, riscuote il pedaggio e fa le manutenzioni ordinarie ma non fa più investimenti gli investimenti li fa tutti lo Stato con quei 4 miliardi che però sono di fatto ancora fermi, e appunto, come dicevo prima il commissario Gentile ha fatto un progetto, io spero appunto che possa partire, però eh, la, la richiesta forte che facciamo come territorio e in rappresentanza dei cittadini, delle aziende e delle istituzioni del territorio al Ministero è chiudere questa discussione, si prenda una decisione quale che sia, si vuole rinnovare la concessione, si faccia, se, se è possibile farlo in maniera equa e nel rispetto della legge. Si vuole togliere al concessionario l'autostrada e ridarla allo Stato attraverso l'ANAS o società controllate da ANAS, purché si decida. Noi siamo anche pronti, l'ho detto pure al Ministro, a fare come l'autobrennero, a diventare noi soci di un'autostrada pubblica se la strada che si sceglie è quella con lo Stato che garantisce i soldi per gli investimenti e gli enti pubblici che fanno diciamo, da gestori. Eh, de, dell'autostrada. Quello che non è accettabile è che è passato un altro anno senza aver assunto decisioni. Sì. Presidente, posso fare una domanda politica? Eh, in queste settimane la Lega ha perso alcuni consiglieri regionali, qualcuno Perfetto. le ha già chiesto un rimpasto? C'è cioè un tema di stabilità per, eh, o di equilibrio all'interno della sua maggioranza? No, nessuno me l'ha mai chiesto, come lei sa diciamo, la, il termine rimpasto mi fa venire l'orticaria, lo dicevo prima, lo dico ancora oggi, quindi non è che... Questa, diciamo, questo fatto modifichi in maniera sostanziale eh, gli assetti attuali. Gli assessori stanno lavorando e credo debbano essere giudicati per il lavoro che fanno, non semplicemente per le appartenenze temporanee di, di gruppi che si possono comporre e scomporre. Io spero che appunto, questo equilibrio si possa mantenere perché l'Abruzzo ha bisogno di risposte, di risposte fattive. Agli abruzzesi interessa pochissimo sapere chi farà l'assessore se lo farà uno al posto di un altro, agli ebruzzesi interessa sapere se gli assessori fanno il loro mestiere se sono all'altezza della situazione e io credo che tutta la mia giunta abbia dimostrato insieme a tutta la maggioranza di esserlo lo si Stato. Si aspetta qualche, qualche segnale qualche sorpresa nell'approvazione del bilancio subito dopo Natale? No, il problema del bilancio è un, un altro tipo e noi abbiamo subito una sentenza scandalosa della Corte Costituzionale eh, che ha di fatto costretto il solo, la sola regione Abruzzo per una malintesa equità generazionale a dover restituire il debito eh, contratto nel passato, un debito che risale al 2014, eh, in una, con una velocità doppia rispetto alle altre regioni perché non è stata toccata la legge dello Stato che spalma a 20 anni il debito, però è stato ritenuto... Noi che abbiamo applicato una legge dello Stato questo è stato ritenuto incostituzionale, è un, un cortocircuito pazzesco che ci ha costretto a presentare un bilancio all'osso e io spero che ci sia senso di responsabilità anche nelle opposizioni che peraltro hanno dichiarato il giorno dopo, visto che loro all'epoca gestirono a livello sia nazionale facendo la legge che a livello regionale applicandola, perché parliamo dei rendiconti dei, dei miei predecessori, di essere disponibile a dare una mano, io l'ho cercata anche questa disponibilità chiedendo di presentare un emendamento alla legge di bilancio dello Stato per uscire da questo eh, ingiusto trattamento nei confronti dell'Abruzzo, ma questo emendamento non è stato raccolto e non, verrà, non credo che verrà appunto approvato, dobbiamo approvare adesso il bilancio regionale. Eh, abbiamo pochi giorni per poterlo fare, tra, entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Spero che nessuno voglia fare sciacallaggio ostruzionistico eh, di fronte a un dato oggettivo che è quello che ci costringe a prosciugare le voci di spesa per fare questo pesante accantonamento, riservandoci poi a gennaio-febbraio, con, con questo bilancio intanto messo in sicurezza, di aprire un'avvertenza nei confronti dello Stato anche perché oltre a queste partite ce ne sono ancora molte, oltre alle partite sanitarie ci sono ancora molte partite economiche rispetto alle quali tutte le regioni, non solo la regione Abruzzo, stanno chiedendo allo Stato di avere diciamo, di, eh, le risorse che gli sono state tagliate in questi due sì. anni di pandemia. Sì. Presidente, io ho ancora un paio di domande da farle, spero che Carmine me ne sì, sì, Le la, ultime due la possibilità, la prima tra i rischi del 2022... Cioè quello di vedere soppressi i quattro tribunali in Abruzzo, mm. e la data è credo settembre dell'anno sì. prossimo. Dunque, lei ha annunciato l'incontro con la ministra Cartabbia. Cosa conta di poter ottenere da. da, da? da questo incontro Cioè adesso in io tutta spero, sincerità guardi, io quante spero, possibilità io, io ci spero, sono di poter ottenere spero, un risultato positivo guardi, se la cartabbia continuerà ad essere ministro se questo governo sì. andrà avanti tra qualche settimana lo scopriremo come lei sa c'è un passaggio decisivo sul Quirinale sì, che Quirinale. Può, potrebbe modificare il quadro politico però se la cartabbia eh, mi ha già manifestato in una precedente occasione la sua ferrea volontà di non rivedere la geografia giudiziaria quindi di essere contraria a modificarla Tuttavia, quando ci ho parlato l'ultima volta, po pochi giorni fa, eh, l'ho trovata attenta rispetto al fatto concreto che i tribunali di Chieti e di L'Aquila non sono pronti ad accogliere i due tribunali che dovrebbero assorbire entrambi per una ragione di spazi, per una ragione di organizzazione, anche di ricostruzione eh, post-sisma. Quindi su questo aspetto ho trovato diciamo, una diversa attenzione, a magari a valutare la possibilità di una proroga che poi diciamo, nella nuova legislatura potrebbe diciamo, dare lo spazio, anche se io non dispero del fatto che questa legislatura possa approvare la Commissione Giustizia, a gennaio riprend riprenderà l'esame della legge che la Regione Abruzzo ha proposto per farci carico noi dei costi del mantenimento dell'apertura di questi tribunali, in modo che così lo Stato diciamo, non ha un, un aggravio diretto. La commissione, in Commissione Giustizia c'è una come dire, larga maggioranza disponibile ad approvarla, sicuramente ha già dimostrato due volte il Parlamento quasi all'unanimità di essere d'accordo nelle proroghe e noi adesso comunque a giorni, non so se oggi stesso il Governo dovrà approvare il classico decreto proroghe di fine anno e noi dentro a quel decreto faremo la nostra ennesima battaglia per inserire la proroga di almeno un anno se non due della, della diciamo, soppressione di questi tribunali Bene. quindi abbiamo diverse diciamo, strade comunque da, da abbattere spirale, cercheremo diciamo, di, però attendo di, di, anche che la ottimismo. Ministra Cartabia mantenga cioè. l'impegno che mi ha assicurato ad incontrarci, ad incontrare una nostra delegazione dove queste cose gliele potremo spiegare spero senza pregiudizi e con la possibilità di avere un minimo di attenzione in più Il Presidente è... Nel precedente incontro che abbiamo fatto qui a Rete 8 io le chiesi se aveva intenzione di ricandidarsi alla fine del suo mandato. Lei in maniera molto sincera mi disse sì, no, 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 non sto pensando di andare. Un cambiato da... idea. Esatto, nel considerare come dire, la, la determinazione con cui ha difeso il lavoro svolto finora e eh, valutare anche gli scenari futuri, devo dire che non mi sembra che lei abbia cambiato idea. Allora a questo punto le faccio una domanda che può essere un giochino, ma come. Come rivale qui in Abruzzo, chi preferirebbe? Che ne so, un Paolucci? Un pettinario? Che... No, me lo devo scegliere io. No? Dico eh, sarebbe troppo potere scegliere tra, e sarebbe tra sarebbe troppo. Ma i pettinari che mi sembrano anche quelli se con cui lei spesso... <ride> me meglio non farlo, questo <ride> gioco perché si potrebbe pure scegliere male, <ride> ah, ecco quindi, quindi meglio se è... scelgono gli altri, se lo scelgano gli altri, sono pronto a fronteggiare chiunque. Però lei ci sarà. Quindi io lei conferma mi. che ci sarà. Ci non sono. è tentato da queste sirene no, assolutamente. romane assolutamente non so se oh. dovesse cambiare lo scenario no, assolutamente guardi non... se mai dovesse accadere che da qui a pochi mesi o a, eh, ecco, a sì. più tardi fra un anno un anno e mezzo alla scadenza naturale della legislatura eh, come è diciamo nelle possibilità diciamo così non dico che sia probabile ma è possibile che il centrodestra vince le elezioni e addirittura Giorgia Meloni sfonda e diventa il presidente okay. del Consiglio. La mia, diciamo, il mio sogno sarebbe esattamente avere Meloni a Palazzo Ghigi e io eh, in Abruzzo, forse, certo, avendo sì. un governo con il quale i rapporti, non solo Giorgia a Palazzo Ghigi, ma comunque una serie di ministri, non soltanto di Fratelli d'Italia, perché io ho ottimi rapporti di che abbiamo avuto. Essendo stati colleghi in Parlamento e comunque con tantissimi esponenti della Lega, di Forza Italia, quindi degli altri partiti del centrodestra, di Coraggio Italia, dell'UDC. Il mio sogno sarebbe appunto poter godere e contare su un governo amico di persone che conosco personalmente, con cui ho lavorato insieme e con le quali poter sviluppare i progetti per il nostro territorio. Beh. Trovato il titolo che troveremo domani, sicuramente sul quotidiano Il Centro Sulla Notizia. Beh, io speravo che sono un Paolucci meglio di Pettinari. No, no. no va, non... bene. va anche bene, Giorgia a Palazzo Chigi e io e in io, Abruzzo. È anche va un bel bene. titolo per domani. Va bene. Allora, nel salutarci, Presidente, eh, è il momento degli auguri agli Abruzzesi. Io, appunto, ringrazio eh, Piero Anchino. Mi sta anche bene che... anche Salvini a Palazzo Chigi e io in Abruzzo. Che, eh. che, che credo voglia dare. Allora, a questo punto, anche Berlusconi al. Quirinale, no? ma magari, ah, quindi cioè, lei, ha, lei ce, lo, ce lo vedrebbe bene un Berlusconi in Quirinale: sì. assolutamente sì. sì. Eh, allora, vogliamo fare gli auguri anche ai lettori del centro? Sì. Intanto per ricordare: sì, domani usciremo con eh, il resoconto dell'ampia eh, e credo anche interessante. Chiacchierata con il presidente Marsiglio che ringrazio per la disponibilità e per la schiettezza anche nelle, nelle risposte. Quindi è sempre un piacere e credo che sia anche un'opportunità un per i nostri elettori e per i telespettatori di, di Rete 8. Quindi auguri a tutti, auguri al Presidente, auguri alla nostra regione, al nostro Abruzzo, con la speranza di poter vivere un 2022 un po' più sereno, eh, con, meno, con meno problemi, che si possa uscire lentamente, ma che comunque si possa cominciare a uscire e tornare sempre di più a recuperare la normalità che, ai noi, abbiamo perso negli ultimi tempi. Auguri, auguri a tutti. Presidente, cosa auguriamo agli Abruzzesi? Un anno di serenità. Un anno di serenità che sia diverso da quello che abbiamo faticosamente percorso in questi 12 mesi. Tanti auguri anche da parte nostra, naturalmente, eh, ai nostri telespettatori. Eh, domani sera 24 eh, dicembre saremo in onda proprio appunto ripercorrendo questo anno del, eh, che ci siamo per lasciare alle spalle con la seconda parte di un anno di crona, che è un po' il racconto di quanto è accaduto. Non ci sarà però soltanto la pandemia. Noi eh, proprio anche in questa occasione... Eh, con la nostra trasmissione di fine anno ricordiamo anche tutte le altre notizie che sono finite proprio in secondo piano per la prevalenza dell'emergenza sanitaria, quindi un album dei ricordi di un anno che per tanti, per tantissimi è stato infelice ma che ha comunque ehm, qualcosa da raccontare anche in positivo. Noi eh, appunto facciamo gli auguri eh, anche ai nostri telespettatori perché questa trasmissione tornerà nel eh, 2022 e naturalmente ringraziamo il presidente Marsiglio per la disponibilità e la cortesia di voler incontrare i telespettatori di eh, rete 8 i lettori del centro. Naturalmente ci vedremo periodicamente anche nelle prossime occasioni. Grazie, arrivederci e buonanotte.